Benvenuti amici di Salento Television, siamo qui in diretta da Taurisano, dallo stadio comunale Perrotta, per trasmettervi la 15ª giornata di promozione pugliese Girone B. Quest'oggi a sfidarsi ci sono il Taurisano contro la Deghi Calcio. Clima abbastanza freddo quest'oggi qui a Taurisano. Due compagini che lottano gli estremi della classifica. Taurisano quinto a 21 punti, che viene da un pareggio fuori casa contro il Brilla Campi per 0-0, mentre l'ultima in casa invece è stata vinta per 1-0 contro lo Stuni. Deghi, che invece viene da una vittoria in casa contro la Salento Football per 2-1, con la doppietta siglata da Antonio Di Silvestro, prima sul calcio di punizione e poi sul calcio di rigore. Si aspettano quindi che le due squadre entrino in campo per dar via questa 15ª giornata. Deghi seconda forza del campionato. Si attende quindi che l'arbitro entri in campo insieme alle due formazioni. Quest'oggi l'arbitro è Montanaro Salvatore della sezione di Taranto, coadiuvato da Spagnolo Gianmarco e Gargiulo Gianluca, entrambi da Lecce. Deghi che fa la rincorsa all'Ugento, primo in classifica con 24 punti. Entrambe le formazioni sono pronte a dar via un ipotetico spettacolo, perché sono entrambe due formazioni molto offensive. Non è facile venire qui a giocare a Taurisano, squadra storica. Qui al Perrotta c'è sempre una buona cornice di pubblico. Nel frattempo leggiamo le formazioni che stanno per scendere in campo. Nella Deghi scendono in campo Laghezza, Pinto, Albano, De Pascalis, Malerba, Defo, Poleti, Di Silvestro, Rizzo e Manannino. E Libertini. In panchina abbiamo Zannito, Fracella, Benito, Vergallo, Rollo, Inguscio, Ciminiello, Porcino, Tunde e Stefanizzi. Allenatore Salvatore Andrea. Mentre il Taurisano scende in campo così, con in porta Potenza, Antonazzo, Mazzeo, Musio, Ciurlia, De Giorgi, Striano, Palumbo, Gennari, Cappellini e Galati. In panchina Sanapo, Moretto, Zilli, Febraro, Mele, Malinconico, Prete, Manganaro e Santoro. Allenatore Andrea Manco. Enrico, chi è bello con quel cappellino, Enrico? Squadre sono pronte a scendere in campo. Sono quasi pronte ad entrare sul terreno di gioco e a dar via questa 15ª giornata di promozione pugliese Girone B. Ecco le squadre che stanno scendendo adesso in campo, tutto pronto quindi. I migliori marcatori del Taurisano sono Marco Cortese e Pedone Gianni, entrambi con tre reti, mentre nella Deghi si sottolineano le 8 reti di Carlo Poleti e le 4 di Antonio Di Silvestro. Due compagini che faranno di tutto quest'oggi per portare a casa i 3 punti. Sulla carta è favorito il Taurisano. Sul terreno amico le due squadre si stanno salutando e sono pronte a posizionarsi sul terreno di gioco per dar via a questo match. Sicuramente sarà ricco di emozioni.
l'arbitro della gara è Montanaro Salvatore dalla sezione di Taranto, con i due guardalinee che sono entrambi di Lecce, Spagnolo Gianmarco e Gargiulo Gianluca. Tutto pronto, quindi calcio d'inizio, ci sono Libertini e Rizzo. Si allontana Rizzo, c'è solo Andrea Libertini in questo momento da tenere sotto controllo. Il numero 9 Gennari, giocatore di esperienza. Taurisano che si è rinforzato anche questo mercato invernale, squadra che già era forte, adesso ha aggiunto degli elementi in rosa molto interessanti. Si riparte subito, si comincia, cominciato il match. Di Silvestro subito al lancio lungo a cercare Carlo Poletti sulla sinistra, quest'oggi largo sulla fascia sinistra, al centro c'è Rizzo. Ha cambiato un po' l'assetto tattico della Deghi, Malannino scende mezz'ala sulla destra, Rizzo quest'oggi punta con Poletti a sinistra, che prende il posto di Malannino che è scalato appunto mezz'ala. A destra il solito Andrea Libertini. Nel frattempo Mazzia Ribatti, l'arbitro fischia fallo in favore del Taurisano. Pronto a battere questo calcio di punizione, potenza. Larga subito per De Giorgi, cerca il lancio lungo ma spreca il pallone. Il pallone finisce ad Andrea Libertini che può ripartire. Cambia gioco per Malannino, buono il pallone, Malannino mette il cross dentro, non c'è nessuno, Rizzo era arrivato in ritardo, il pallone termina rimessa dal fondo. Questa era una potenziale occasione per la Deghi, con un buon pallone allargato da parte di Andrea Libertini per Malannino, che poi non ha aspettato i compagni in area di rigore, ha messo un cross velocissimo dentro l'area. Rizzo però era in ritardo e non ci è arrivato. Nel frattempo però stacca di testa il numero 4 Musio per Gennari. Defo chiude. Al numero 2 è Antonazzo a battere questa rimessa laterale. Antonazzo aspetta movimenti dei suoi compagni. Aveva fornito il numero 8 Palumbo, che ha protetto bene il pallone e si è guadagnato un'altra rimessa laterale. Antonazzo va corto per il numero 4 Musio, un'altra rimessa a favore del Taurisano. Ancora Antonazzo, si muove bene Palumbo, gestisce il pallone Antonazzo, ancora il cross dentro murato da Carlo Poletti, un'altra rimessa laterale in zona d'attacco per il Taurisano. Muovono ancora Musio e Palumbo. Di Silvestro recupera il pallone, può far ripartire l'azione d'attacco dei suoi. Il pallone è troppo lungo, De Giorgi avanza al numero 6, lancio lungo a cercare Musio. Defo col sinistro, Poletti cerca di mettere giù il pallone, il pallone finisce a Rizzo. Numero 5 Ciurlia torna indietro da potenza, allarga per Mazzeo. Sale Mazzeo con il sinistro, aspetta che i suoi compagni si muovino. Lancio lungo a cercare Gennari, recuperato il pallone però adesso il Taurisano. Allargato Striano, perso il pallone nel frattempo il Taurisano. Pronto Antonio Laghezza, battere questo rinvio dal fondo, invece va corto per Malerba. Malerba rischia con un dribbling, commette fallo però attaccante del Taurisano. Calcio di punizione quindi in favore della Deghi, commesso fallo il numero 10 Cappellini. La Ghezza va a lungo, De Pascalis si fa anticipare, Albano va col destro lungo, il pallone finisce nelle mani di potenza. Potenza fa salire i suoi, non
Passo lungo a cercare Musio. Albano può proteggere il pallone ed è quello che fa, e lascia scorrere la sfera fuori dal terreno di gioco. Pronto a battere questa rimessa laterale il numero 3, mancino della Deghi. Albano a cercare De Pascalis, spizzica di testa ma Rizzo è in ritardo. C'è il numero 7 Striano, nato lungo ma l'erba a rinvio. Ancora Striano, perde il pallone, può ripartire adesso la Deghi con Libertini. Libertini ha sbagliato il controllo, Andrea Libertini. Pronto il numero 2 Antonazzo, cercare Palumbo. Può ripartire adesso la Deghi con Libertini, che subisce fallo. Commesso il fallo il numero 8 Palumbo. Calcio di punizione per la Deghi. Pronto a battere questo calcio di punizione Antonio Di Silvestro, l'autore l'ultima partita della doppietta che ha portato i tre punti alla Deghi. Defo, rinvio lungo, cerca Poleti, tocca il pallone, chiude bene però Musio, può far ripartire Soi. Rimessa laterale però per i padroni di casa. Antonazzo per Gennari, cerca di mettere giù il pallone, può ripartire Palumbo, subisce fallo, calcio di punizione. De Giorgi si calizza bene per il numero 11 Galati. Ancora Galati, cerca di passare, chiuso però Cappellini, forse subisce fallo, l'arbitro lascia proseguire. De Cross dentro, attenzione c'è Gennari, protegge il pallone, c'è ancora Musio, forse subisce fallo, l'ha subito però il giocatore della Deghi. Calcio di punizione per gli ospiti. Battuto velocemente qui la Deghi, bisogna aspettare il fischio dell'arbitro. Quest'oggi l'arbitro è di Taranto, Montanaro Salvatore. Pronto la Ghezza a battere questo calcio di punizione. Allarga subito a cercare Poleti, non riesce a staccare di testa. Antonazzo chiude. Musio Di Silvestro subisce fallo il numero 7 Striano. Calcio di punizione in favore del Torisano. Pronto a battere il numero 5 Giurlia questo calcio di punizione. Giurlia a cercare Gennari, che non riesce a mettere giù il pallone. Defo con un dribbling rinvia, cerca Poleti, Giurlia protegge il pallone numero 5, subisce fallo, calcio di punizione. De Giorgi, Galati a cercare Cappellini, non riesce a mettere giù il pallone, lo lascia Mazzeo. Vede il pallone numero 3, Libertini passa, subisce un altro fallo, calcio di punizione in favore degli ospiti. Regala però il pallone qui Di Silvestro. Galati cerca il rinvio lungo, lo regala anche lui a sua volta agli ospiti. La Ghezza va a lungo, cercare Libertini, la spizzica di testa, forse ammazza con una mano, l'arbitro non vede nulla. Galati, De Giorgi, Giorgi verticalizza bene da Cappellini, subito di prima a cercare Gennari. Defo chiude di testa, scivolano un po' tutti, soprattutto Malerba, non è la prima caduta da parte del numero 5 quest'oggi. Rizzo Striano per Musio, il pallone è buono, mette laggiù il numero 4, ancora Musio, salta secco a Albano, chiude però Defo. Striano per Antonazzo, che la mette giù, ancora Antonazzo per Palumbo, cerca di passare Palumbo,
Palumbo ancora per Antonazzo, la mette dentro il numero 2, cross sbagliato, messo dal fondo per la Deghi. Chiesa va da Libertini, anticipa Piero Mazzeo, subisce fallo il numero 11, calcio di punizione per la Deghi. Pronto a battere Di Silvestro, che va corto da Fabrizio Defo. Defo va a lungo a cercare Poletti, chiude numero 5 Ciorlia. Antonazzo poi ha regalato una rimessa laterale agli ospiti. Pronto Albano a battere questa rimessa laterale. Albano cerca Poletti, Poletti la gira di testa, prende la posizione a Rizzo. De Giorgi va a lungo a cercare Gennari. Gennari cerca di passare su Defo, passa Gennari con una magia, la Chiesa però la butta rimessa laterale. Pronto a battere il numero 2 Antonazzo. Si avvicinano Musio e Palumbo. Musio la mette giù. Si guadagna un'altra rimessa laterale, il numero 4 Antonazzo per Palumbo. Ancora il numero 2, mette un bel cross dentro, Gennari si gira, sforbicia, attenzione, c'è ancora Cappellini, Galati si gira, ancora Galati, mette il cross dentro, murato da Manannino, Striano, ancora un altro cross, Gennari, chiude Benedeffo, la Chiesa. La Chiesa va a lungo, cercare De Pascalis che la spizzica di testa, fa la stessa cosa a Poletti, Rizzo cade, non riesce ad intervenire sul pallone. Pinto anticipa il numero 10 Cappellini. Galati all'esterno ancora per il numero 10 Cappellini. Mazzeo va di prima, pallone finisce a Gennari ma l'anticipo di Malerba è buono ed efficace. Sale Poletti, ancora Poletti, gestisce il pallone e lo allarga da Albano. Albano può puntare numero 2, lo salta, attenzione, ancora Albano, mette il cross dentro, lo mette, attenzione, sono pericolosa, c'è Di Silvestro che va col destro, murato. Gennari anticipa Malerba, ma regala ancora il pallone alla Deghi. De Pascalis va di testa, Poletti la mette giù, palleggio del numero 7, subisce fallo il numero 4 di De Pascalis, batte velocemente però Poletti. Ancora Albano, aspetta Rizzo in area di rigore, ancora De Giorgi, subisce fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione quindi fiscato dall'arbitro per una presunta spinta di Rizzo ai danni di De Giorgi. Calcio di punizione quindi in favore del Taurisano, pronto a battere Potenza, cercare avanti Gennari. Defo però anticipa di testa, pallone finisce rimessa, pronto a battere il numero 2 Antonazzo. Antonazzo aspetta il movimento di Palumbo, lo serve ma regalano una rimessa dal fondo. La Chiesa va a lungo, Rizzo si fa anticipare, Albano è scivolata, forse commette fallo non secondo l'arbitro. Defo per Manannino, può proteggere il pallone, Manannino cambia gioco benissimo da Carlo Poletti, forse il pallone è troppo lungo ma rimbalza bene Poletti, attenzione ancora Poletti, cerca di passare con una magia, chiude bene Antonazzo però scivola anche lui, deve buttare il pallone in rimessa laterale, lo fa il numero 2, rimessa quindi per la Deghi. Albano da Di Silvestro, Di Silvestro cambia gioco a cercare Libertini,
fa rimbalzare il pallone nel numero 11, ancora Libertini. Libertini si accentra, Libertini con il sinistro, mette cross, c'è Rizzo solo, vicinissimo al vantaggio la Deghi con un cross messo dentro da Andrea Libertini. Rizzo l'ha sfiorata, non è riuscito però a girarla bene in porta. Occasione clamorosa quindi per la Deghi al minuto 14 del primo tempo. Rizzo ha sfiorato il gol del vantaggio, calcio d'angolo però perché Potenza l'ha toccata evidentemente. Una gran parata quindi dell'estremo difensore del Taurisano che ha messo la manona, ha messo il pallone in calcio d'angolo. Nel frattempo però calcio d'angolo da parte di Malandino, lo batte Malandino, vanno un po' tutti di testa, ancora Rizzo, la può girare Malerba, Antonazzo va di testa, subisce fallo, non secondo l'arbitro, adesso lo fischia l'arbitro. Calcio di punizione nel favore del Taurisano, giusto, c'è stata una spinta sul numero 2 Antonazzo. Ha rischiato qui il Taurisano l'occasione creata da Andrea Libertini, un cross messo dentro tagliato, forse non se lo aspettava nessuno, e Rizzo non è riuscito a dare la giusta forza per indirizzare il pallone in gol. Tempo però calcio di punizione in favore del Taurisano, pronto a battere Potenza. Potenza a cercare Gennari, Defo la lascia in rimessa, pronto a battere Antonazzo. Antonazzo da Palumbo, controfallo, hanno visto tutti anche sugli spalti il controfallo da parte del numero 2 Antonazzo. Albano pronto a battere questa rimessa, la gioca all'indietro da Laghezza. Laghezza va a lungo a cercare Libertini, viene anticipato da Mazzeo, il pallone però termina ancora fuori. Un'altra rimessa in favore della Deghi, fallo da parte del numero 3 Mazzeo, battuto velocemente però dalla Deghi questo calcio di punizione, ma si deve aspettare il fischio dell'arbitro. Sul pallone va Malandino, ancora Malandino, Malerba, Defo, sale Defo con il pallone, va al lancio lungo, va chiuso Giulia di testa, Albano si possessa del pallone commettendo fallo, però calcio di punizione, gamba tesa da parte di Albano. Pronto a battere Potenza, va a cercare il numero 9 Gennari, non ci arriva, sempre la solita giocata del Taurisano. Deve cercare di costruirsi uno spazio numero 9 Gennari, che in questo momento viene sempre anticipato bene dalla difesa della Deghi. Defo verticalizza, ma De Pascalis scivola, Palumbo avanti a regala il pallone nuovamente alla Deghi. Defo, Antonazzo chiude, Albano può battere questa rimessa laterale di Silvestro, controfallo anche del numero 3, battuto male qui questa rimessa, è pronto a battere Antonazzo. Ciurlia, De Giorgi, ancora dal numero 5 Ciurlia, Striano all'indietro da Potenza, Ciurlia, De Giorgi, si era avvicinato Galati ma è andato al lancio lungo a cercare Cappellini, anzi era Mazzeo. Libertini forse con una gamba forse troppo tesa, Malandino però
restituisce il pallone al Taurisano. Sbagliato il tocco Giovanni Malagnino. Galati. Scende molto il numero 11 a prendere palla. Cerca poi di impostare. Pallone è buono. Cercare il numero 4 Musio, ma chiude bene questa diagonale fatta bene da parte del numero 3 Albano. Stava impossessando del pallone il numero 4 Musio. Ha chiuso però il numero 3 Albano. Corre rimesso laterale Antonazzo. Palumbo la gira. Può ripartire adesso Albano. Fa ripartire il contropiede. Malagnino. Va subito per Libertini. Ancora Malagnino. Malagnino sale con il pallone. Cerca di cambiare gioco. Rimbalzato male il pallone sul terreno. Ha regalato il pallone difatti al Taurisano. Giorlia, De Giorgi, Mazzeo. Lo mette giù con la testa. Ancora Mazzeo. Regala il pallone alla Deghi. Defo. Poleti. Si gira Poleti, rischia qui. Rimessa. Il Taurisano pronto. Antonazzo. Forse no, un calcio di punizione. Calcio di punizione che si appresta a battere Striano. Striano cambia gioco a cercare Cappellini. Forse una giocata forzata ma efficace, perché il pallone arriva proprio al numero 10. Passa con una magia Cappellini. Attenzione, c'è Musio che si inserisce. Era fuori gioco però da parte del numero 4 Musio. Pronto a battere Malerba. Questo calcio di punizione in favore della Deghi. Malerba va accorto da Fabrizio Defo. Defo a cercare Poleti. Può ripartire adesso il Taurisano con Striano. Va al lancio lungo per Cappellini. Lancio però troppo lungo. Rimessa in favore Deghi. Batte velocemente Pinto per Laghezza. Laghezza da Libertini ma non riesce a mettere giù il pallone. Galati. Libertini si rimpossessa del pallone. Ancora Libertini, mette il turbo Andrea Libertini. Va con l'esterno da Roberto Rizzo. Viene chiuso da Ciurlia. Rimessa per la Deghi. Un altro controfallo. L'arbitro quest'oggi è un po' fiscale, soprattutto sulle rimesse laterali. È la terza che fa ripetere. La prima era stata fischiata ad Antonazzo, la seconda ad Albano e la terza a Libertini. I giocatori devono stare attenti quindi a battere anche le rimesse laterali, che quest'oggi l'arbitro è molto fiscale. Nel frattempo può ripartire il Taurisano con Gennari. Chiuso bene da Di Silvestro, che si guadagna anche una rimessa laterale. Si appresta a battere Pinto. A cercare Rizzo. Alla meglio su Mazzeo, ma il pallone finisce a Striano. Da Antonazzo. Antonazzo si capisce con il numero 4 Musio e regala la rimessa. Ancora il Taurisano. Ciurlia, De Giorgi, Galati. Rischia qui con un dribbling il numero 11. Larga da Mazzeo. Cerca l'inserimento di Palumbo. Pallone ancora da Taurisano. Ciurlia, De Giorgi. Ancora De Giorgi.
Va a lancio lungo a cercare Cappellini, ma Malandino cerca di mettere giù il pallone. Cappellini, pallone forse buono per Gennari, pallone che finisce nelle mani di Antonio Laghezza. Defo, Di Silvestro, Malerba, ancora Defo, sale con il pallone numero 6, va a lancio lungo a cercare Rizzo che si addormenta un po'. Striano, Striano, buono il lancio lungo per Musio, posizione regolare del numero 4, può puntare Albano, lo punta, mette il cross dentro, pericoloso, troppo lungo però il cross da parte del numero 4, poteva fare sicuramente meglio qui Musio. Pronto a battere Laghezza. Pinto. Laghezza, rinvio. Cercare Poleti. Striano però alla meglio sul numero 7. Ciurlia aveva passato il pallone ma ha subito fallo. Numero 7 Striano. De Giorgi, Galati. Malandino ancora da Libertini, può cambiare gioco da Poleti. Poleti non riesce a mettergli il pallone, alla meglio però adesso su Antonazzo. Si è impossessato del pallone Albano che corre sulla fascia sinistra. Ciurlia mette il fisico davanti. Ha subito fallo il numero 5 Ciurlia. Anzi no, il fallo è in favore della Deghi perché Ciurlia forse ha toccato con le mani sul cadere. Calcio di munizione quindi in favore della Deghi. C'è Libertini su il pallone insieme a Giovanni Malandino. Sono salite tutte le torri in area Deghi. Defo, De Pascali, Spoletti, Rizzo, Malerba, Di Silvestro al limite, ultimi uomini Albano e Pinto. Occasione questa pericolosa per la Deghi. Malandino batte, Malandino cross dentro, pericolosa, attenzione, Poleti la mette giù, Poleti carica il sinistro, Murato forse un tocco di mano, ancora Poleti passa, la rimette dentro, non c'è nessuno. Poleti voleva un calcio di rigore, si rialza protestando, non è nulla per l'arbitro. Pinto, scivola Libertini e può far ripartire il contropiede del Torisano. Gennari, anzi no, Palombelli. Cappellini dentro per Palumbo. Malandino recupera il pallone. Ancora Giovanni Malandino. Subisce fallo. Fallo di Antonazzo che subirà cartellino giallo. Giallo quindi per Antonazzo che finisce nella lista dei cattivi. Il primo, numero 2. Fallo commesso ai danni di Giovanni Malandino. Defo deve far girare il pallone. Si realizza da Di Silvestro. Di Silvestro passa rischiando un po'. Malandino ancora da Di Silvestro. Buona l'azione. Era scappato via Poleti. Cappellini, Pinto, andiamo da Laghezza, allarga da Albano che la mette giù. Defo, ancora da Albano che passa, ancora Albano, regala qui il pallone, subisce fallo però, calcio di punizione, fallo del numero 11, il capitano Galati. De Pascalis, Albano dentro per De Pascalis, il pallone è buono. De Pascalis passa, Poleti, ancora Poleti, chiuso bene da De Giorgi. Sempre buone le coperture del numero 6 De Giorgi. Fallo di Defo sul numero 9 Gennari, calcio di punizione per il Taurisano. Era di spalle Gennari,
gioca a Pellini. Passa con una magia. Pellini sbaglia tutto, però ha ingannato il terreno di gioco. Invio dal fondo affidato alla Chiesa, che va a lungo a cercare De Pascalis. Spizzica di testa. Rizzo e Poletti però sono troppo vicini. Striano. Antonazzo, il pallone è fuori. Forse l'arbitro qui poteva fischiare calcio di punizione prima, nel momento in cui Striano stava per cadere. Ha dato però rimessa laterale a favore dei Albano da Poletti. Stavolta è Poletti a subire fallo. Calcio di punizione. Palumbo entrato un po' troppo energicamente a danni del numero 7. Sul pallone ci sono i soliti Libertini e Malandino, pronti a mettere il pallone dentro l'area di rigore avversaria. Cercare di far male al Taurisano. Malandino, cross dentro. Di Silvestro la lascia scorrere. Di Silvestro la rimette dentro. Pallone però messo male da parte del numero 8. Non è stato pericoloso questo calcio di punizione. Pallone è finito nelle mani di Potenza, che allarga da Ciurlia. Si allarga sulla fascia destra Antonazzo. Me ne incontro anche Cappellini. Ciurlia regala il pallone alla Deghi. De Pascalis. Poletti, ancora De Pascalis. Forse il pallone è uscito. Anzi, senza forse, il pallone era uscito. Rimessa laterale per il Torisano. Poche emozioni fin qui, solo un'occasione per la Deghi, forse la più clamorosa della partita, ma comunque il Taurisano sta disputando un'ottima gara, soprattutto sotto il punto di vista difensivo. Potrebbe far meglio in zona d'attacco che della Deghi, che sicuramente sta cercando di creare, impostare un gioco. Ma fin qui partita abbastanza equilibrata. 0-0 al 32esimo di gioco. Di Silvestro. Galati si impossessa del pallone. La pressione di Libertini. Ancora Galati. Striano. Cambia gioco bene da Cappellini. Antonazzo può mettere il cross dentro. Antonazzo è buono. Musio. Il pallone era uscito. Messa dal fondo per la Deghi. Antonio Naghezza pronto a battere sul rimedio dal fondo. Va a lungo a cercare De Pascalis. Pallone finisce a Poletti. Poletti si gira, passa con una magia Carlo Poletti, forse un fallo di mano per l'arbitro è involontario. Galati, Cappellini, ancora Cappellini, passa con un tunnel, l'arbitro dà il vantaggio. Mazzeo, Musio, ancora da Mazzeo. Mazzeo mette il cross dentro, pallone finisce in calcio d'angolo. Cartellino adesso giallo. Arriva Libertini sul fallo precedentemente commesso ai danni di Cappellini. Pronto a battere questo calcio d'angolo numero 10, Cappellini. Cross dentro, attenzione, pericolosa! Calcio d'angolo pericolosissimo per il Taurisano. Un'altra occasione nella gara.
De Giorgi non è riuscito a toccare il pallone, che poteva diventare pericoloso, poteva portare il vantaggio il Taurisano. Un cross messo dentro da parte di Cappellini. De Giorgi però non è riuscito ad arrivare alla conclusione ravvicinata. Ci urliava di testa Defo. Rizzo, cercare Poleti, Di Silvestro, De Pascalis. Malagnino protegge il pallone, ancora Giovanni Malagnino. Defo, ancora Defo che sale con il pallone. Poleti accorto da Albano per Libertini. Ciurlia si mette avanti. Ancora il pallone per Poleti, forse un fallo di mano da parte di Palumbo. Ancora Poleti che passa, pallone dentro per Libertini, chiude però bene De Giorgi. Il pallone addirittura rimesso dal fondo. Pallone che finisce fuori, non riesce a mantenere nel campo il numero 10 Cappellini. Pronto a battere Albano, a cercare De Pascalis, cerca di agganciare il numero 4 alle sue lunghe gambe, non riesce a mettere giù. È rimessa laterale per il Taurisano. Contromovimento di Cappellini. Passa Antonazzo, Antonazzo in orizzontale, regala il pallone. Antonazzo per Galati. De Giorgi, incursione da parte del numero 6 che allarga per Musio, che non mette giù bene il pallone. Galati, cambia il gioco per Cappellini. Albano sbaglia qui il numero 10, che poteva lasciare il pallone, rimessa laterale, ha cercato di mettere giù, non è riuscito ad agganciare Cappellini. Rimessa laterale in favore di Poleti, stacca di testa, Rizzo può proteggere il pallone, ancora Rizzo, non ne tiene una, numero 9. Galati allarga male però per Cappellini, pallone troppo lungo per il numero 10. Un'altra rimessa in favore degli. Poleti forse spinge commettendo fallo, secondo l'arbitro non è nulla. Albano spizza ancora di testa da Poleti, il pallone finisce a Libertini, cerca di passare con una giocata un po' leziosa. Di Silvestro, Rizzo, Malagnino, ancora Malagnino, passa Malagnino, cambia gioco adesso, il pallone finisce su Antonazzo. Striano allarga da Mazzeo, scivola Mazzeo in cespica ma riesce a passare ugualmente. Ancora Mazzeo, protegge il pallone, Musio, pallone finisce fuori, rimessa in favore degli. Batte vinto, Musio, Striano, cambia gioco da Cappellini che lo mette giù. Di Silvestro, Libertini allarga il gioco male però, rimessa laterale per il Taurisano. Ciurlia, Potenza, ancora De Giorgi,
Galati viene incontro, riceve il pallone. Cambia il gioco Galati da Antonazzo. Cappellini. Pallone fuori di Cappellini. Troppi errori tecnici da parte del numero 10, che può fare meglio. Soprattutto uno delle sue qualità. Poleti. Passa Poleti. Ancora Poleti. Carlo Poleti. Libertini. Ancora forse un fallo di mano. L'arbitro lo vede. Anche il cartellino giallo per Striano, che ha bloccato il pallone con le mani. Un po' di proteste da parte del giocatore del Taurisano, come vedete nella grafica. Calcio di punizione quindi in favore della Deghi. Sul pallone si avvicina Antonio Di Silvestro. Quarantunesimo di gioco, 0-0 fra Taurisano e Deghi. Primo tempo abbastanza equilibrato. Frattempo però un calcio di punizione in favore di Deghi. Pronto a battere Giovanni Malandino. Potrebbe far male da lì il numero 10, ma sicuramente metterà il pallone dentro. Malandino pronto a battere. Rosa dentro di Malandino. C'è Deppo che va di testa. Attenzione, è pericoloso. Non c'era nessuno in area di rigore, incredibile. Era una potenziale occasione questa per la Deghi. Il pallone era finito sulla testa di Fabrizio Deffo. Ha messo dentro il pallone, ma in area di rigore non c'era nessuno, nessun attaccante della Deghi. Silvestro col tacco. Poleti. Ancora Antonio Di Silvestro. Dentro per Malerba, che commette fallo. E calcio di punizione per il Taurisano. Pronto a battere questo calcio di punizione. Potenza. Va a lungo a cercare il numero 9 Gennari. Non ci arriva sul pallone. Pinto lascia nelle mani di Laghezza. Deffo. Di Silvestro. Allarga da De Pascalis. Albano. Cerca di passare su Palumbo. Viene murato però. Sale Antonazzo, Gennari di prima per Antonazzo, Palumbo, Galati ancora per Palumbo. Cambia gioco a cercare Musio. Pallone difficile, Pinto lo anticipa di testa. Pallone finisce però Mazzeo. Mazzeo può salire e mettere il cross dentro, lo fa. C'è Gennari che va di testa. La colpisce male il numero 9, poteva fare meglio qui Gennari. Un'altra potenziale occasione anche per il Taurisano. Buono il cross messo dentro da parte di Mazzeo. Poi Gennari aveva anticipato anche Deffo, ma non è riuscito a dare potenza al suo colpo di testa e coordinarsi al migliore dei modi. Laghezza va a lungo. De Pascalis lotta a mezzo del campo con Galati, che poi regala il pallone a Malandino. Malandino, mano da parte di Gennari. Ha fermato un'altra azione di gioco. Deffo va a corto da Malerba. Ancora Malerba. Lungo a cercare Malandino. Pallone finisce a Musio. Antonazzo. Allarga da Cappellini. Poleti commette fallo ed è anche il cartellino giallo per il numero 7. Cartellino giallo quindi per Carlo Poleti. Intervento duro da dietro da parte del numero 7 su
L'altro numero 7 Striano, giusto il cartellino giallo, intervento un po' eccessivo da parte di Poleti. Batte proprio Striano. Pallone dentro. Poleti di petto per Rizzo, che può salire. Rizzo da Libertini. Dentro per Poleti. Pallone buono. Ciorlia chiude bene però. Striano. Ancora Striano. Gestisce bene il pallone numero 7. Cappellini. Salta secco De Pascali su un dribbling. Rimessa però in favore del Taurisano. E col passare dei minuti è cresciuto. Nel frattempo Albano rimane a terra. Forse è un problema alla coscia. Rimane fuori dal campo Albano, quindi si può ripartire con una rimessa laterale. Antonazzo all'indietro da Ciurlia. Ciurlia da De Giorgi. Mazzeo. Musio si è spostato a sinistra. Ancora Musio. Striano. Striano carica a destro. Tiro velletato da parte del numero 7 che fa ripartire adesso il contropiede della Deghi con Libertini. Libertini passa, subisce, commette fallo De Giorgi. Ma è finito il primo tempo, 0-0 fra Taurisano e Deghi. Primo tempo abbastanza equilibrato, povero di emozioni. A tra poco per il secondo tempo.
Bentornati amici di Salento Television, le squadre si stanno riposizionando in campo per dar via questo secondo tempo. Primo tempo terminato 0-0, primo tempo povero di emozioni. Nel frattempo c'è una sostituzione, anzi due sostituzioni in Casadeghi. Esce Rizzo, entra Fracella, sta per entrare anche Porcino. Esce quindi Rizzo, entra Fracella, un'altra sostituzione. Esce il numero 3 Albano ed entra Porcino. Tatticamente non cambia nulla. Fracella prende il posto di Albano e Porcino si posiziona alla sinistra. Poleti va al centro dell'attacco. Si attende il fischio dell'arbitro. Sul pallone ci sono Palumbo e Galati. Si riparte, ricominciato il secondo tempo. Subito al lancio lungo a cercare Gennari. Palumbo larga per Cappellini che controlla male il pallone. Rimessa laterale per la Deghi. Fracella va a cercare Poleti. Chiude bene però la difesa del Taurisano. Defo va a lungo, va di testa a Giurlia, butta il pallone sugli spalti. Rimessa in favore Deghi. Fracella va alla rimessa laterale. Poleti la mette giù, si gira Poleti, forse subisce fallo per l'arbitro, però non è nulla. Riparte adesso il Taurisano. Bazzi e ribatti, calcio di punizione per i padroni di casa. Calcio di punizione quindi per il Taurisano, pronto a battere Ciurlia. Va corto da Galati. De Giorgi sbaglia qui il numero 6, rischiato perché Libertini aveva capito tutto. Mazziano nel frattempo si guadagna una rimessa laterale. Pronto a battere il numero 3. Cercare Gennari. Pinto va di testa. Un'altra rimessa in zona d'attacco per il Taurisano. Va Mazzeo a cercare Gennari. Galati larga per il numero 2. Ancora Cappellini. Va corto per Palumbo. Acrobazia. Pallone finisce nelle mani di Potenza. De Giorgi accorto da Mazzeo, rischia più Mazzeo, subisce fallo però il numero 3, l'ha commesso Giovanni Malannino. Calcio di punizione, batte velocemente Galati. De Giorgi allarga per Ciurlia. Ciurlia ancora da De Giorgi. Giorgi va al lancio lungo a cercare Gennari. Va di testa però Mazzeo. Pallone finisce a Libertini che subisce fallo, calcio di punizione. Fallo su Andrea Libertini che ha anticipato Galati. Calcio di punizione quindi per gli ospiti, pronto a battere Giovanni Malannino. Malannino lascia il pallone a Di Silvestro. Silvestro non sa a chi dare il pallone, lo dà indietro da Malerba, va corto da Defo. Defo rischia Malerba, si devono subito liberare del pallone. Pinto la lascia rimessa laterale. Pronto a battere Pinto, classe 2001. Poleti. Libertini cerca di passare, fallo però di Carlo Poleti che protesta un po' con l'arbitro. Cenno di intesa fra Poleti e Galati. Calcio di punizione però per il Taurisano, che si appresta a battere
Galati. Gioco corto dal numero 7 Giorgi. Ciurlia. Potenza. Ancora De Giorgi. Poco movimento in avanti a parte il Taurisano. Si gioca sempre lì. Potenza. Andrà sicuramente rinvio lungo. E così è. Rinvio lungo a cercare il numero 9 Gennari. Va però di testa Di Silvestro. Galati con il gambone. Poletti cerca di passare su numero 7 Striano. Galati allarga per Antonazzo. Ancora Antonazzo per Cappellini, che passa. Ancora Cappellini, sempre Cappellini. Per l'arbitro non è nulla. Può ripartire il contropiede della De Ghi. De Giorgi, un'acrobazia, chiude. Il pallone finisce a Porcino, che si guadagna una rimessa laterale. Classe 99, ex Parabita. Rimessa a favore della De Ghi, va a Fracella. Va da De Pascalis, che gira subito il pallone. Poletti, non anticipato da Mazzia. Malanino va di prima al volo. Conclusione difficile da parte del numero 10. Poteva fare sicuramente meglio. Ha provato il tiro dalla distanza. Una conclusione velletaria che finisce fuori. Pronto a battere questa rimessa dal fondo. Potenza. Malerba. Pallone finisce a Galati. Allarga per Musio. Pallone però troppo lungo per il numero 4 Musio. Pallone termina, rimessa laterale. Mazzeo chiude. Un'altra rimessa in zona d'attacco per la Deli. Pinto. Malannino perde il pallone. Galati lo ributta dentro. Malerba però chiude. Fallo di Poletti su De Giorgi. Calcio di punizione a favore del Taurisano. Partita che è ricominciata come è finita, abbastanza equilibrato. Due squadre che riescono a creare molte azioni pericolose. Pronto a battere Potenza, che va a lungo. Troppo lungo però, il pallone finisce fuori. Deve rinviare meglio qui l'estremo difensore del Taurisano. Pallone termina nuovamente, rimessa laterale per la De Ghi. Pronto a battere Pinto. Pinto va a cercare Poletti, che si mette le mani in faccia. Non ha toccato nessuno però. Di Silvestro. Pallone, non ci arriva Mazzio. Libertini può ripartire, scivola Libertini. Finta di corpo, Libertini passa sul destro. Chiuso da Ciurlia, forse in maniera irregolare. Non per l'arbitro. Siamo tornati in diretta. Scusateci, ma c'è stata un'interruzione per un problema alle auricolari. Nel frattempo però Libertini si avventa sul pallone. Libertini qui, mette il cross dentro, va all'interno da Malanino, che carica il destro, murato ancora Di Silvestro. Sempre Di Silvestro, può allargare da Malanino. Libertini va col destro, tiro debole da parte del numero 11. Pallone che finisce nelle mani di Potenza. Potenza a cercare il numero 10 Cappellini, che commette fallo. Calcio di punizione per la De Ghi. Fallo su De Pascalis, forse. Anzi no, è Fracella che è rimasto giù.
Frattempo Di Silvestro batte velocemente a cercare Libertini, che la mette giù. Pinto passa con un dribbling, ancora Pinto, Libertini. Libertini può cambiare gioco da Porcino. Lo fa male però il numero 11. Porcino deve allargarsi di più sulla fascia. Frattempo però Di Silvestro verticalizza da Libertini, che non passa, non subisce nemmeno fallo. Ancora però la Deghi con Malandino. Di Silvestro, Porcino, sempre Porcino che si accentra. Porcino carica il destro, tiro velletario da parte del numero 18. Ha tentato però una conclusione. Taurisano che si difende sempre bene, difficile da oltrepassare la linea difensiva. Così Porcino ha provato a calciare in porta, tiro però troppo alto. Potenza va a cercare Galati, ma Di Silvestro anticipa di testa. Mazzeo, Palum va di testa. Musio lotta con Malandino. Di Silvestro però da Libertini, la spinta di Mazzeo sul numero 11, calcio di punizione. C'è stata nel frattempo una sostituzione in casa Taurisano. È entrato il numero 17 Malinconico ed è uscito il numero 8 Palumbo. Libertini era rimasto a terra per un fallo da dietro, è pronto a battere questo calcio di punizione Malandino. Malandino va all'indietro da Malerba. Malerba dà un pallone difficile a Defo. Defo pallone dentro, Antonazzo chiude, Di Silvestro recupera il pallone, pressa il numero 17 Malinconico, appena entrato commette fallo però, calcio di punizione per la Deghi. Defo sul pallone, Fracella, ancora Defo va a lungo. Antonazzo subisce fallo, un altro calcio di punizione per il Taurisano. Va il capitano Galati, sale con il pallone, va un lancio lungo con il sinistro, finisce però nelle mani di Antonio Laghezza. Laghezza va a rinvio lungo, De Pascalis dentro da Poleti che non si era posizionato bene. Regala però il pallone De Giorgi proprio a Poleti. Poleti passa con un rimpallo. Libertini subisce un altro fallo, il numero 11. Scaramucce nel frattempo fra Mazzeo e Libertini. Calcio di punizione ancora per la Deghi, un altro fallo subito da Libertini. 48esimo minuto di gioco, 0-0 ancora fra Taurisano e Dei. Libertini pronto a battere questo calcio di punizione.
pronto Libertini. Libertini, grosso dentro, pericoloso, attenzione. C'è Di Silvestro, va di testa la sponda, c'è Defo! Ed è il gol e il vantaggio della Deghi con Fabrice Defo. 1-0 per la Deghi. Ha segnato il numero 6, Defo, su una sponda di Di Silvestro. 1-0 quindi per la Deghi, il vantaggio al 60° minuto. Il gol di Fabrice Defo su una sponda di testa di Antonio Di Silvestro. Cross dentro, calcio di punizione battuto bene da Libertini. Il pallone è finito a Di Silvestro, che poi ha rimesso dentro il pallone con un colpo di testa. Defo si è trovato a porta vuota, non poteva sbagliare. Il vantaggio quindi della Deghi, 1-0. Partita adesso in salita per il Taurisano. Si riparte adesso, quindi Taurisano dovrà provare a pareggiare i conti. Subito lancio lungo da parte di Striano per Malinconico. De Giorgi, Mazzeo, Malerba, Malannino. Mazzioli indietro da Ciurlia. Striano. Adesso il Taurisano dovrà cercare di pareggiare il match e far salire soprattutto l'intensità di gioco. Malannino però. Malannino va dentro da Carlo Poleti. Ciurlia chiude bene di testa. Rimessa laterale. Zona d'attacco per la Deghi. Il gol del vantaggio quindi siglato da Fabrice Defo. Primo gol in campionato per il numero 6. Pronto a battere questa rimessa laterale Massimiliano Pinto. Va da Libertini. Ancora Libertini. Questa volta non subisce fallo il numero 11. Può ripartire il Taurisano. Ostriano. Fallo su Striano. L'ha commesso Porcino. Striano larga il gioco da Antonazzo. Calcio di punizione per la Deghi. Scaramucce nel frattempo tra Libertini e Mazzeo. Calcio di punizione in favore della Deghi. Pronto a battere Antonio Laghezza. Va di testa a Ciurlia che anticipa Carlo Poleti. Mette il pallone giù Striano. Pallone finisce ancora a Ciurlia. Va a Ciurlia, va a lungo. Fracella la mette rimessa laterale. Colpo di tacco da parte di Cappellini. Malerba. Malinconico lotta. Un'altra rimessa laterale però in favore della Deghi. Rimessa laterale che si appresta a battere Fracela. Pallone dentro a cercare Poleti. Galati dentro a cercare Gennari. Pallone però finisce ancora possesso del Torisano. Antonazzo la butta fuori dallo stadio. Rimessa laterale ancora per la Deghi. Sfonda sulla fascia sinistra Poleti. Cerca di gestire il pallone, cercare rinforzi. Ancora Carlo Poleti. Cerca di inventarsi qualcosa. Rimessa dal fondo. Messa dal fondo, si appresta a battere Potenza.
Sbaglia qui Potenza, regala il pallone a Libertini. Libertini può andare dentro per Poleti. Pallone però troppo lungo. Aveva sbagliato rinvio Potenza, che adesso lancia lungo a cercare Gennari. Fracella regala il pallone però al Taurisano, numero 13 Fracella. Ciurlia dietro da Potenza. Potenza gioca da De Giorgi, pallone che rimbalza però De Giorgi per Mazzeo che passa. Buona giocata del numero 3 Mazzeo, allarga per Musio. Musio mette il cross dentro, chiude bene però Malerba, un intervento buono Marco Malerba, può far ripartire però Poleti che la controlla male. Rimessa laterale per il Taurisano. Pronto a battere il numero 3 Mazzeo, va corto da Cappellini, rischia qui una giocata il numero 10, ancora Cappellini da Mazzeo, Mazzeo all'indietro da De Giorgi, Giorgi andrà da Ciurlia, ancora Ciurlia, sempre De Giorgi, pallone non riesce a viaggiare velocemente. Ciurlia si avvicina Galati, si fa un buono spazio qui il numero 11 per gare il gioco dal numero 4 Musio. Musio può puntare l'uomo, lo salta ancora Musio, non passa il numero 4, ha chiuso bene Massimiliano Pinto ed è rimessa dal fondo per la Chiesa. Guarda lì, li chiama il mister, sempre di fuori sta, sempre. La Chiesa va a lungo a cercare Carlo Poleti, però il pallone finisce a Striano, ancora a Striano, rischia qui Striano, infatti perde il pallone, ma ancora possesso il numero 7 che allarga da Antonazzo, ancora Antonazzo, va dentro da Galati, anticipa però bene Defo. Poleti, fallo su Carlo Poleti, caduto Carlo Poleti, voleva un calcio di punizione il numero 7 della Deghi. Rimessa laterale, il pallone finisce da Giovanni Malannino, Malannino allarga da Pinto, Pinto lì con il pallone, c'è Libertini che si stacca da Mazzeo, Mazzeo non riesce a chiudere però l'offensiva della Deghi. Rimessa laterale per gli ospiti. Pinto per Malannino, ancora Pinto dentro da Libertini. Poleti si scontra con Di Silvestro, ma alla meglio Poleti, carica il sinistro Poleti, un tiro pericoloso da parte di Carlo Poleti che ha provato dalla distanza, non se lo aspettava nessuno, forse l'estremo difensore del Taurisano Potenza ha lasciato scorrere il pallone che è terminato a fin di palo. Ciurlia, De Giorgi, Galati, giocatore chiave, capitano numero 11 Galati, in possesso del pallone. Antonazzo, malinconico, Defo chiude, Galati, Antonazzo, Antonazzo cerca di passare il numero 2, perde però il pallone Defo. Può ripartire adesso la Deghi con Porcino, Porcino da Carlo Poleti che può mettere il turbo, CP7, ancora Poleti, Poleti cerca di passare, se ne va però bene con un dribbling il numero 7 Striano, De Giorgi, sale De Giorgi con il pallone, allarga da Cappellini, può inventare qualcosa il numero 10, passa ancora Cappellini, chiuso però bene da Libertini, Di Silvestro per Andrea Libertini, cerca di passare con un tunnel, non gli riesce però il numero 11.
Giulia Galati sale con il pallone il capitano del Taurisano. De Giorgi. La squadra del Taurisano è troppo lontana fra gli spazi. Di Silvestro per Porcino. Porcino è fresco, si possessa del pallone commettendo fallo, però calcio di punizione per il Taurisano. Zero, Deghi 1, la rete di Fabrizio Deffo al 60° minuto di gioco. Siamo al 70°. Taurisano adesso cerca di creare qualcosa per pareggiare il match. Lancio lungo però, si possessa Cappellini, pallone dentro, Deffo chiude. Nino va a rinvio lungo, Giovanni Mannini con il sinistro. Antonazzo appoggia a Ciurlia, De Giorgi, Mazzeo, Di Silvestro, Porcino va di prima per Poleti, ma Poleti troppo vicino a lui, lancerà lungo. Il possesso ancora del Taurisano, De Giorgi, Ciurlia ancora per De Giorgi, va di testa Gennari, forse fallo. Numero 11 Galati, si continua a giocare, no, perché Mazzeo butta fuori il pallone. Intervento irregolare forse da parte di Silvestro. Numero 11 Galati che rimane a terra, dolorante. Si attende quindi che il capitano del Taurisano si rialzi per dare via nuovamente al gioco. 72° di gioco, Taurisano 0, Deghi 1, la rete di Fabrizio Deffo. Pinto dal pallone a Libertini che lo restituirà il Taurisano, gesto di fair play quindi per la Deghi. Potenza rimette in gioco il pallone, De Giorgi, Striano rischia qui con un dribbling il numero 7. Striano cambia gioco da malinconico, ma il pallone finisce ad Antonazzo. Antonazzo, pallone rimbalza male, fuori gioco però del numero 17 malinconico. Lancio lungo a cercare Poleti, ma Ciurlia lo anticipa. Rimessa laterale. Ancora rimessa laterale in favore della Deghi. Poleti. Stoppa male il pallone. Calcio d'angolo per la Deghi. Stanno salendo tutte le torri. Deffo, Poleti, Porcino. Pronto a battere Giovanni Manannino. Ancora Manannino. Va al limite da Di Silvestro. Mazzeo però capisce tutto e chiude di testa. Pinto. Va col destro Pinto. La blocca agevolmente Potenza, che va a rinvio lungo. De Pascalis però non riesce a rinviare bene il pallone. Adesso si impossessa proprio lui. Antonazzo commette fallo De Pascalis. Calcio di punizione per il Taurisano. Porcino. Fracella mette il fisico e protegge il pallone. Il pallone termina ugualmente in calcio d'angolo per il quello che vuole fa il mister,
pronto a battere Cappellini. Cappellini va da Striano, un cross dentro, pericoloso il cross del Taurisano. Giurlia, la rimessa dentro Giurlia, non c'è nessuno in area di rigore. Il Taurisano non riesce a sfruttare queste occasioni. Due cross messi dentro, ma non c'era nessuno ad approfittarne. Rimessa laterale, finisce a Musio, che si gira. Fracella lascia il pallone a Deffo che va a lungo. Giurlia, Fracella interrompe l'azione d'attacco di Silvestro. Striano si possessa del pallone e passa con una magia, ancora il numero 7 subisce fallo Striano ed è calcio di punizione ancora una volta per il Taurisano. Pronto a battere Cappellini questo calcio di punizione. Cappellini mette il cross dentro, corto però, Fracella dà il pallone a Manannino, Manannino sbaglia però qui la misura del lancio lungo, Giovanni Manannino, De Giorgi va di testa, Deffo anticipa però Gennari, rimbalza, Antonazzo se ne impossessa, lo lascia sfilare, rimessa laterale. Pallone va da Potenza, De Giorgi per Mazzeo, ancora Mazzeo che sfonda sulla fascia, Manannino però interviene, recupera il pallone, ancora Libertini, Andrea Libertini sfarfalla in mezzo al campo il numero 11, passa Porcinazzo, ancora Porcino cerca di passare, Porcino alla meglio sul numero 2, va all'interno da Libertini, ancora Libertini carica il destro, attenzione svirgolata da parte di forse era Galati con il numero 5 Giurlia, rimane comunque però calcio d'angolo per la Deghi. Cross dentro di Manan centrale però Potenza fa ripartire Cappellini che passa su De Pascalis, non è fallo, anzi sì, l'arbitro la fischia, calcio di punizione. Va Antonazzo sulla fascia, sbaglia però il tocco per malinconico, messa dal fondo per la Deghi. Nel frattempo sta per materializzarsi un'altra sostituzione in casa Deghi, pronto ad entrare Riccardo Stefanizzi, vedremo fra poco al posto di chi. Poletti cerca di andare di testa, Mastriano lo anticipa, malinconico però non riesce ad evitare la rimessa laterale. Fracella va alla rimessa laterale, va di testa Antonazzo. Fracella lascia scorrere, si guadagna un'altra rimessa. Ancora Fracella a cercare Poletti, Antonazzo va di testa, dà il pallone a De Pascalis che la butta dentro, male però il numero 4. Si aspetta un altro pallone per dar via nuovamente al gioco. Antonazzo lo recupera dalla è pronto a battere questa rimessa. Potenza per De Giorgi.
Malinconico si è spostato sulla fascia sinistra, sulla destra è andato Cappellini. De Giorgi rischia un po', plana Malinconico, la spizzica di testa per Musio. Malerba butta fuori il pallone, rimessa laterale in favore della Deghi. Libertini può ripartire, dentro per Poleti. Giurlia però legge bene il pallone, lo dà indietro da Potenza che va a lungo. Di Silvestro va di testa, Striano si addormenta un po' e Poleti recupera il pallone. Calcio di punizione per la Deghi, fallo commesso da su Carlo Poleti. Calcio di punizione quindi in favore degli ospiti. Malanino allarga il gioco da Fracella. Fracella va rinvio lungo, male, però il pallone finisce a Musio. Musio allarga da Cappellini. Ancora Cappellini, non una finta. Si complica un po' la vita qui il numero 10. Riesce a cambiare il gioco bene da Malinconico. Ancora Malinconico. Si appoggia all'indietro da De Giorgi. Ancora Malinconico. Il pallone non è uscito. Musio per Galati, il pallone finisce però a Libertini. Pronto a battere questo calcio di punizione Malerba. Pronto a battere Malerba, va a lungo a cercare Poleti, pallone però troppo lungo, arriva nelle mani di Potenza. De Giorgi avanza col pallone, vanno via lungo. De Pascalis va di testa, il pallone finisce a Libertini che la gira bene da De Pascalis. De Pascalis va corto però, troppo corto da Porcino, Antonazzo capisce tutto. De Pascalis cerca di prendere il pallone a Galati commettendo fallo, calcio di punizione per il taurisano. Libertini ruba il pallone a Malinconico, commette anche fallo il numero 17, calcio di punizione. Malannino cambia il gioco. Porcino cerca di passare, si guadagna un calcio d'angolo. Si aspetta calcio d'angolo. Ottantatreesimo minuto di gioco, Taurisano 0 Deghi 1, il gol di Defo al 60° minuto. Pronto a battere Libertini questo calcio d'angolo. Libertini va corto, regala però questo calcio d'angolo al Taurisano che però rinvia male e regala un'altra rimessa a favore Deghi. Libertini per Fracella, in acrobazia rimette il pallone dentro. De Giorgi però chiude, regala nuovamente il pallone alla Deghi da Pinto. Pinto va a lancio lungo per Poleti, Poleti la sponda per Libertini, era fuori gioco però di Carlo Poleti. Calcio di punizione in favore del Taurisano.
De Giorgi, Ciurlia, ancora Galati, allarga da De Giorgi. De Giorgi va a lungo a cercare Gennari, va di testa a cercare Mazzeo. Striano allarga da Mazzeo che cerca di passare, Pinto chiude. Frattempo una sostituzione in casa d'Aurisano, sta per entrare il numero 16 Mele. Entra il numero 16 Mele. Esce il numero 3 Mazzeo quindi. Ed entra il numero 16 Mele. Nuova sostituzione quindi in casa d'Aurisano. Pronto a battere questa rimessa laterale Malinconico. È appena entrato alla sponda. Pallone finisce nuovamente in possesso del Taurisano. Ciurlia. Ciurlia va avanti. Defo però chiude bene. De Papisce fallo. E il calcio di punizione. Ottantaseiesimo minuto di gioco, ancora uno risultato, il gol di Defo al 60esimo. Porcino cerca di passare con una magia, ancora il numero 18, Porcino cavalca la fascia, sempre in suo possesso il pallone, si guadagna anche un calcio d'angolo. Pronto a battere questo calcio d'angolo Malagnino. Malagnino mette il cross sulle mani di Potenza. Potenza a cercare Gennari, c'è Defo che anticipa. Fallo di Malerba proprio su Gennari e anche ammonizione per il numero 5. Diavolo, ecco! Pronto a battere Striano, questo calcio di punizione. Striano va dentro a cercare De Giorgi, De Giorgi va di testa, però fuori del Taurisano, toccata probabilmente Pinto, pallone però termina rimessa laterale, Malinconico va all'indietro da Ciurlia, prova adesso il tutto e per tutto il Taurisano a cercare il pareggio, va di testa Cappellini. De Giorgi ancora per Cappellini. Pellini rimette dentro il pallone. Calcio d'angolo a favore del Taurisano. Guarda Cappellini male però. Numero 10. Sostituzione in casa Deghi nel frattempo. Rischia qui il portiere Potenza. Defo ancora rinvio. Cambio in casa Deghi. Sta per entrare Riccardo Stefanizzi. Classe 99. Ed esce il numero 11 Liberty. Esce quindi Libertini. Entra Stefanizzi. Esce Libertini, entra Stefanizzi. Un altro cambio anche in casa d'Aurisano. Entra il numero 14 Zilli. Esce De Giorgi. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Taurisano. A Lucani, Andrea! A Lucani, a Lucani! Va a lungo
Galati per Musio, subisce fallo, calcio di punizione, la posizione è pericolosa. Quattro minuti di recupero nel frattempo, dice l'arbitro. Questo è un calcio di punizione molto interessante per il Torisano, pronto a battere Cappellini. Pronto a battere Cappellini, quindi vedremo se andrà a battere bene questo calcio di punizione. Lo batte bene, attenzione, va di testa, sempre Deffo. Porcino a tenere il pallone qui. Potenza, pronto di nuovo a rinviare lungo. Potenza, cercare Cappellini, salva il pallone. Pallone finisce a Zilli. Stefanizzi, rimessa laterale per il Torisano. Striano, ancora Striano che rischia un po' con dei dribbling. Rimette il pallone dentro. Fragella chiude. Stefanizzi. Pallone ancora in possesso del Torisano, che le prova tutte adesso per strappare almeno un punto in casa. Zilli, buona la giocata di Ciurlia, ottima prestazione da parte del numero 5. Gennari, la sponda fatta male, però era buona l'idea del numero 9, meno però la finalizzazione. Potenza va a lungo. Fracella ancora a lungo, ancora Potenza, attenzione, regala il pallone, c'è il tiro di Porcino che sbaglia, brutto tiro da parte del numero 18. Novantaduesimo, mancano due minuti al termine della gara. Zilli la mette giù, male però, si gira adesso, può allargare da Striano, sulla sinistra c'è Malinconico, ma Striano va a lungo. 16, chiuso bene però da Pinto. Numero 16 Mele, un'altra sostituzione però casa Taurisano. Cambio, sta per entrare Santoro, casa Taurisano. Calcio d'angolo, Cappellini mette il cross dentro, ma Lannino chiude. Ancora Cappellini, rovesciata, attenzione, incredibile la rovesciata da parte di Cappellini, stava diventando pericolosa, ma la Ghezza è andato con i pugni. Nel frattempo sta per entrare il numero 20 Santoro ed esce il numero 4 Musio. Battaglie, Marvino, mister Loro, battaglie a centro campo, è arrivato mister Vela Deghi, ma dove cazzo ce l'ha gli occhi? Rimessa laterale ancora in favore della Deghi. Ciurlia rinvia, subisce fallo Cappellini, di punizione in favore del Taurisano che ha forse l'ultima occasione per pareggiare il match. L'ultima occasione per il Taurisano per pareggiare i conti. Dovrà mettere questo pallone dentro. Ma potrebbero salire tutti perché manca. Pallone dentro, attenzione, va di testa. Era buona come occasione. L'ultima occasione era questa per il Taurisano. Non è riuscito a staccare bene di testa Zilli. Forse l'arbitro potrà dare il triplice fischio. Ed è così. La Deghi vince anche altri tre punti portati a casa la squadra di Lecce, che vince anche questa, un'altra vittoria quindi per la squadra di Andrea Salvatore, che riesce a portare tre punti. Deghi 1, finisce qui la 11ª giornata di promozione pugliese. Un ringraziamento a tutti gli ospiti della Salento Television. Un saluto da Vergore Gianmarco, alla prossima.